Ilaria Baldwin ha pubblicato la foto più drammatica in assoluto, decidendo di rendere partecipe della sua vita il pubblico social che la segue con ammirazione ed affetto. La moglie dell'attore Alex Baldwin è incinta di pochi mesi, si è mostrata in intimo scoprendo il pancino che accarezza con la mano e scrivendo un post da fare gelare il sangue: "Sto avendo un aborto spontaneo". La condivisione di qualunque momento con i suoi followers. Dice di avere voglia di condividere un momento molto delicato e doloroso per lui, un aborto spontaneo che potrebbe cambiare le sorti della sua vita. È sempre stata aperta con i followers, non ha mai scelto la privacy, ha raccontato ogni dettaglio e adesso un avvenimento tanto importante quanto triste non poteva essere tenuto nascosto, anche se non bello e non positivo. Molti potrebbero non condividere questa smania di raccontare fatti belli o brutti che siano e rendere tutto pubblico. In realtà questa storia potrebbe anche essere utile a chi come lei si sta trovando ad affrontare il rischio di un aborto spontaneo in questo momento o comunque in generale a qualunque donna. La donna infatti dice che essere personaggi conosciuti vuol dire essere presenti sia nel bello che nel cattivo tempo, vuol dire essere aperti e veri, non avere vergogna o imbarazzo anche dovendo raccontare questi fatti non propriamente positivi. Inoltre lo sforzo di raccontare è un passo molto importante verso la normalizzazione dell'aborto. Bisogna rimuovere lo stigma imposto e cercare di accettare seppur con grande dolore che può succedere a qualunque donna. In genere durante i primi 3 mesi la gravidanza viene mantenuta segreta, ma lei dice di essere contro perché nascondersi è estenuante. Ecco perché la gravidanza della donna è a rischio. La gravidanza di Ilaria non è affatto semplice. La donna racconta che l'embrione ha un battito cardiaco non forte e di conseguenza il bambino cresce ma non come dovrebbe. C'è da attendere e il rischio di poterlo perdere non la fa stare affatto bene, anche perché le probabilità di sopravvivenza sono poche e bassissime. Lei ed il marito hanno già 4 figli che la stanno aiutando tantissimo, facendole ricordare che la vita è bella nonostante gli alti e bassi. Cosa chiede ai followers? Di star lei vicino.